Ha bisogno di qualcosa? Ho sentito che ci sono dei problemi nel laboratorio di quarantena. Vorrei recuperare l'antidoto per la tossina. Ah, quanto vorrei aiutare quei poveracci, mi creda. Ma non possiamo rischiare di essere contaminati. Noi non facciamo parte della vostra squadra. Stiamo consumando le vostre razioni, il vostro Medigel. Sì, ma la vostra potenza di fuoco ci può tornare utile. D'accordo. Ho capito che volete rischiare la vita e non siete sotto il mio comando. Dirò alla guardia di farvi entrare, ma verrete chiusi dentro. E prima di farvi uscire verrete analizzati attentamente. In caso di problemi dovrete restare lì. Mi sembrano delle precauzioni ragionevoli. Avviserò subito la guardia. In bocca al lupo. Avrei delle cose da sbrigare. Anch'io. Per investigare su di loro, vero? E lei chi sarebbe? Sono Olar. Ann Olar. Ho sentito che si trovava nei laboratori di massima sicurezza. Come ha fatto a uscirne vivo? L'ho uccisa. Chi? La dottoressa Zonmua. Quando è scattato l'allarme stavamo andando a pranzo. Sono corso verso le vetture, poi ho chiuso la porta. Ha battuto contro il finestrino. Poi l'hanno fatta a pezzi, fracassandole la testa. Ho chiuso la porta, condannandola a morte. Deve dirmi tutto quello che sa, così almeno la sua sopravvivenza avrà un senso. Non cerco il perdono di nessuno. Non potrò mai essere perdonato. La matriarca Venezia potrebbe essere sopravvissuta nei laboratori di massima sicurezza. È possibile. I soggetti erano sensibili ai poteri biotici. Voglio maggiori informazioni su quelle creature. Intende dire i Rachni? Rachni? Impossibile. Da dove sono arrivati? Avevano trovato un uovo in una nave alla deriva nello spazio. Un relitto delle ultime battaglie. L'hanno portato qui e... Taci, dannazione! Vuoi forse che ci uccidano tutti? Qui non posso decidere chi deve vivere e chi deve morire. E tu? Se devi dire assurdità, almeno fallo sottovoce. Assurdità? Io non sono pazzo. Tutt'altro. Voglio sapere tutto sui Rachni. Le ho già detto tutto quello che so. Abbiamo riportato in vita i Rachni. Ripensandoci, non è stata una buona idea. Ora devo andare. Va bene. Ehi, senti questa. Ti sembra il momento di raccontare barzellette? Ci sono due atomi di idrogeno e uno dice all'altro: ho perso il mio elettrone. L'ho già sentita. E l'altro atomo risponde: e adesso come farai? Penserò positivo. Ma chiudi quella bocca. Non bisogna demoralizzarsi. Voglio dire, se non si ride, beh... Tutto questo è peggio degli incubi che facevo dopo aver visto un holofilm dell'orrore.
sei un membro del personale. Ventralis mi ha dato il permesso di entrare. Sì, mi ha chiamato. Ma ha anche detto che devi dimostrare di non essere contaminata prima di uscire. Oh, se ci tieni tanto a morire, dovresti sorvegliare la barricata. Missione finisce qui, Shepard. In effetti mi sembrava sospetta. Cosa è successo alla guardia di Ventralis? Non avevo il permesso di entrare, ma non potevo neanche permettergli di ostacolarmi. Mi era stato detto di eliminarti alla prima occasione buona. Ed eccoti qui, intrappolata in questo laboratorio. All'attacco! Arrivati da lì. Si riferisce ai agli esseri inorganici che la Asari ha portato con sé? È stata Venezia a portarli qui. Come posso accedere all'area manutenzione? Solo un responsabile scientifico può entrarci. Come il dottor Cohen. Ora si trova in infermeria. Ora devo andare. Va bene. L'antitossina? Ce l'avete fatta? La scienziata Asari, quella nella mensa, ha cercato di farci fuori. Alestia? Non ci posso credere! Io non so molto su di lei. È arrivata solo un mese fa su raccomandazione di un azionista. Mi faccio indovinare. Questo azionista sarebbe Saren, lo spettro? Sì, credo si chiamasse così. Non presto molta attenzione alle altre equipe di ricerca. Osservi le guardie. Sono ancora più in fibrillazione da quando è arrivata qui.
Credo che la stessero aspettando. All'interno ci sono altri laboratori, ma le guardie non lascerebbero entrare neanche me. Dicono che non sono autorizzato. E l'area manutenzione? Lì dentro può accedere? L'area manutenzione? Certo, prenda la mia tessera. Ma laggiù ci sono solo cumuli di neve. Vediamo. Ha usato le ricerche di Phelps? Sapevo che era sulla strada giusta. Non la ringrazierò mai abbastanza. Ah, che frase retorica. Sa benissimo di avergli salvato la vita. Avrebbe del Medigel da darci. Da queste parti vale come l'oro ormai. Io non ve l'ho mai dato, intesi? Ventralis lo voleva per i suoi uomini. Ora devo somministrargli l'antitossina, grazie ancora. Diventare madre è un grande privilegio. Creare, modellare una vita, infonde una sensazione di potere. Puoi donarle tanto la felicità quanto il dolore. I suoi figli dovevano essere nostri. Li avevamo cresciuti per inseguire e sterminare i nemici di Saren. Non avrò nessuna pietà. Non importa chi coinvolgerai in questo scontro.
Liara è qui perché l'ha voluto lei, non perché l'ho chiesto io. Davvero? Cosa le hai detto su di me, Liara? Cosa avrei dovuto dire, madre? Che sei pazza, malvagia. Dovrei rivelare come ucciderti. Che cosa devo dire? Hai mai affrontato un'unità di comando Asari? Pochi umani sono sopravvissuti per raccontarlo. Non posso credere che saresti pronta a uccidere tua figlia. Avrei dovuto essere più severa con lei. Solo ora me ne rendo conto.
Non è finita qui. Saren non può essere fermato. Lui illumina la mia mente. Tutto mi è chiaro. Quale sarà la prossima mossa di Saren? Dimmelo, Venezia. Io non lo tradirò. Tu non... Tu... Ascoltami. Sento ancora la voce di Saren nella mia mente. Posso resistere alla sua influenza, ma non per molto. L'indottrinamento è troppo potente. Su Feros abbiamo incontrato Shiala. Ci ha raccontato dell'indottrinamento della Sovereign. Essere intrappolati nella propria mente è un'esperienza terribile. Non puoi impedire che le tue mani torturino e uccidano. Ero solo uno strumento di Saren. Saren mi ha inviata qui per scoprire le coordinate del portale galattico Mu, scomparso da migliaia di anni. Come si fa a perdere di vista un portale galattico? Sono enormi! Circa 4.000 anni fa, esplose una supernova nei pressi del portale. L'onda d'urto lo scaraventò fuori dal sistema, ma senza danneggiarlo. È impossibile determinare la direzione e la velocità di spostamento. Con il passare dei millenni, la nebulosa originata dalla supernova ha avvolto il portale. Trovare un oggetto freddo nello spazio interstellare non è facile, specialmente in una zona altamente radioattiva e coperta da pulviscolo incandescente. Quindi hai trovato queste coordinate? Circa 2.000 anni fa, i Rachni vivevano in quella zona della galassia. Furono loro a trovare il portale. I Rachni possono trasmettere i propri ricordi alle generazioni successive. Nello specifico, le regine ereditano la conoscenza delle loro madri. Ho ottenuto le coordinate del portale dalla mente della regina. O meglio, gliele ho estorte. Ma i Rachni come avevano fatto a trovare il portale? Lo hanno cercato, pazientemente. Sono delle creature molto legate al proprio territorio e volevano chiudere qualsiasi via d'accesso ai loro sistemi. Perché Saren ha bisogno del portale Mu? Crede che possa portarlo al condotto. Vorrei dirti di più, ma Saren non mi comunicava mai le sue intenzioni. Io ero una schiava che doveva solo eseguire gli ordini. Dimmi dove si trova il portale Mu. Ho inserito le coordinate in questo DMO. Prendilo. Non ci basta conoscere le coordinate del portale. Non sai dove hai intenzione di andare una volta attraversato. Saren non mi ha confidato questo dettaglio. Dovrete scoprirlo da soli e alla svelta. Gli ho trasmesso le coordinate prima che arrivaste qui. Dovete fermarmi! Non ci riesco! Io sento sussurrare nella mia mente. Sento le sue dita intorno al collo. Dovete! Madre! Io... Non cedere! Devi resistergli! Sei sempre stata il mio orgoglio, Liara. Ora morirete! Non posso farcela. Devi fermarlo, Shepard. Tieni duro. Abbiamo del Medigel. Forse riusciremo a... No! Lui è ancora nella mia mente. Non ho il pieno controllo delle mie azioni e mai lo riavrò. Madre! Buonanotte, figlia mia. Ci rivedremo all'alba. Non vedo alcuna luce bianca. Dicevano che ci sarebbe stata. Ah!
Questo involucro sarà la nostra voce. Noi non possiamo cantare in questi spazi angusti. La vostra musica è monotona. Musica? Cosa stai dicendo? Avete uno strano modo di comunicare, molto piatto, senza tonalità suggestive. Quando noi parliamo, tutto inizia a vibrare. Noi siamo la madre. Cantiamo per i nostri caduti, per i figli che pensate di aver messo a tacere. Noi siamo i Rachni. Come fai a parlare attraverso lei? Noi cantiamo emanando i nostri pensieri. Tocchiamo le corde e gli altri capiscono. Lei è troppo debole per opporsi. Possiede delle tonalità che noi non conosciamo, ma è prossima alla fine. La sua musica è amara e affascinante al tempo stesso. I figli che abbiamo generato ci sono stati sottratti prima che imparassero a cantare. Ora sono condannati al silenzio. Ponete fine alla loro sofferenza. Non possono essere salvati. Non capisco. Perché i tuoi figli stanno ammazzando la gente? Gli esseri con gli aghi hanno rubato le nostre uova. Volevano trasformare i nostri figli in macchine da guerra, in artigli, incapaci di cantare. I nostri anziani sono in armonia con il silenzio. Ma i figli vengono divorati dalla paura. Se nessuno canta per loro, la paura ha corrotto le loro menti. È vero, anche una bambina chiusa in uno stanzino per 20 anni diventerebbe pazza. Non capisco. Perché i tuoi... Gli esseri con... I nostri anziani... È vero, anche una bambina chiusa in uno stanzino per 20 anni diventerebbe pazza. Se sei sicura che non possano essere salvati, d'accordo. È doloroso, ma necessario. Fate ciò che dovete. Prima che possiate mettere a tacere i nostri figli, dovrete confrontarvi con noi. Cosa canterete? Ci lascerete andare? La nostra musica dovrà svanire un'altra volta. Vedi quei serbatoi? Contengono un acido capace di eliminare qualsiasi creatura. Sapevano che sono esseri estremamente pericolosi, altrimenti non li avrebbero mai installati. Nessuno osò fermare il genocidio commesso dai Krogan. Ora abbiamo la possibilità di redimerci. Lei non ci ha fatto niente. I vostri compagni hanno sentito la verità. Avete il potere di liberarci o di restituirci al silenzio della memoria. Se ti lascio vivere, attaccherai di nuovo le altre specie? No. Noi non sappiamo cosa sia successo durante la guerra. Abbiamo solo sentito delle dissonanze, dei canti dalle tonalità molto cupe. Cercheremo un posto sicuro in cui insegnare l'armonia ai nostri figli. Se capiranno, forse un giorno potremo tornare. Sei una superstite della guerra o sei forse un clone? Non lo sappiamo. Eravamo solo un uovo e nei nostri sogni ascoltavamo il pianto della madre. Una melodia proveniente dallo spazio ha messo a tacere una voce e poi altre ancora, costringendo i cantori a comporre la sua triste musica. Poi ci siamo svegliati in questo posto.
L'ultima eco di quelli provenienti dal pianeta dei canti. Il cielo è silenzioso. Non me la sento di distruggere una specie intera. Sei libera. Ci darete l'opportunità di comporre di nuovo. Ce ne ricorderemo. Canteremo ai nostri figli del vostro perdono.